Citroen qui a Francoforte presenta una vettura con il sistema Hybrid Air, ovvero il nuovo sistema sviluppato da PSA Peugeot Citroen. Si tratta della Cactus, che riprende il nome di qualche concept car presentata qualche salone fa, di qualche anno fa, che si chiamava C-Cactus. Questa volta è soltanto Cactus, e ci ha informato gente di Citroen Italia, dell'ufficio stampa, che è la base per la prossima vettura di produzione, che si posizionerà come la C4 Cactus e sarà in produzione a partire dalla fine dell'anno prossimo. Citroen Cactus non è una concept car, ma un manifesto dei futuri modelli della linea C di Citroen, per una nuova sfida: liberarsi del superfluo dando valore a tutto quanto contribuisce al benessere. Tutto ha inizio con la presentazione del concept C-Cactus al Salone di Francoforte 2007, un approccio radicale che porta con sé una riflessione di fondo. Cosa si aspettano realmente gli automobilisti? Il design di Citroen Cactus risponde alla ricerca di un preciso equilibrio tra volumi mirati ed efficienza, da applicare fino ai minimi dettagli. Tenere solo l'essenziale e ottimizzare per arrivare a una forma di perfezione naturale. Questo approccio ha permesso ai designer di staccarsi dai codici tradizionali dell'auto per esplorare soluzioni ingegnose e prestazioni efficienti. La silhouette di Citroen Cactus è inedita e chiara, facile da memorizzare, come le auto che sono entrate nella storia. Lo stile si identifica immediatamente, con superfici essenziali e lisce, color bianco perla, volumi fluidi che allontanano qualunque forma di aggressività, profilo laterale e tetto flottanti, ed infine elementi grafici che svolgono anche una funzione pratica, quale la protezione con l'air bump, grigio lama, i passaruota gofrati in color nero, il trasporto di oggetti con gli archi del tetto in nero lucido e la luminosità a bordo con l'ampio tetto panoramico. L'abitacolo offre comodità e convivialità, migliorando il comfort. Il cruscotto sottile e flottante libera totalmente il pianale. Il passeggero anteriore beneficia nella parte superiore di un vano portaoggetti generoso e di facile accesso. Questo risultato è stato ottenuto adottando un'interfaccia 100% digitale e ottimizzando il posto di guida. In modo particolare, l'air bump potenzia lo stile di Citroen Cactus, ne accentua il carattere con la sua originalità e apre la strada ad ampie possibilità di personalizzazione. Inoltre, offre una reale protezione contro i microimpatti quotidiani. Le superfici morbide sono trattate con materiali soft touch per resistere alle rigature e integrano delle capsule d'aria che assorbono gli urti. Facili da usare, economiche ed ecologiche nell'uso, accessibili a tutte e sempre connetti, le tecnologie di Citroen Cactus sono decisamente orientate alle nuove esigenze degli automobilisti. La nuova catena di trazione Hybrid Air si inserisce in questa tendenza. Questa soluzione full hybrid associa l'aria compressa e l'idraulica a un motore benzina a tre cilindri, una tecnologia propria del DNA della marca, che offre prestazioni inedite, consumi inferiori a 3 litri per 100 km. Questa tecnologia, a ridotto impatto ambientale, senza batterie supplementari, è accessibile al grande pubblico grazie ai costi di utilizzi contenuti, consumi ridotti del 45% su percorso urbano, manutenzione e interventi di riparazione facilitati grazie all'abbinamento di tecnologie già ampiamente collaudate e spaziosità a bordo. Citroen Cactus offre anche proporzioni ottimali a beneficio dell'efficienza e del comfort di guida, con dimensioni da berlina compatta, lunghezza di 4,21 metri, larghezza di 1,71 metri, profilo ideale in termini di stile, con un terzo di superfici vetrate e due terzi di superfici lamierate, assetto rialzato di 21 cm, ma altezza ottimizzata di solo 1,53 metri e sbalzi ridotti che posizionano le ruote ai quattro angoli.
E come vedete qui alle mie spalle c'è la Peugeot Onix, un nuovo concept car presentata qui dalla Casa del Leone, e noi con queste immagini e che finiamo la puntata numero 24 di Electric Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci.